Buongiorno, il mio tema è etica, svolgimenti politico-sociali e culturali, comprende quattro punti. Primo punto, il paradosso etico e l'etica manipolata. L'etica della convinzione non si preoccupa delle conseguenze degli atti e l'etica della responsabilità segue la via opposta. Max Weber con perspicacia considera la seconda come risultato possibile della scienza, nel senso che ella fornisce un rapporto ai valori. Se un certo valore è emesso, questo fatto trae una certa posizione. La distinzione weberiana capitale, ma non assoluta, tra constatazione dei fatti empirici, che contengono concetti sempre valorizzanti, e giudizio di valore, pone in materia di politica, a proposito della giustizia sociale, un serio problema. È possibile scientificamente orientarsi fra etica della convinzione e etica della responsabilità? La risposta è sicuramente negativa. Ecco il paradosso etico. Nei tempi attuali del capitalismo trasmutato, l'etica della responsabilità subisce una perversione inaudita. Si diffonde l'idea apparentemente candida del homo respondens, cioè che l'uomo dovrebbe svolgere la sua responsabilità nel controllo e nella soluzione dei problemi della vita attiva e non attiva. Si tratta di un discorso che fa parte della strategia capitalista di minare, di decomporre la sicurezza sociale e finalmente di rimettere le popolazioni alla grazia del mercato totale. Secondo punto, cittadinanza sostituita dall'individualismo. Il concetto politico di cittadinanza appartiene agli scritti soprattutto storici di Weber. La cittadinanza, propagata da lungo tempo nell'Unione Europea, presuppone un legame tra i cittadini dei Paesi membri. Si tratta di una cittadinanza sociale basata sul presupposto che tutta la gente dispone in un certo minimo di mezzi e di diritti indispensabili per assicurare una certa indipendenza sociale. Questo stato, nel capitalismo spietato, non esiste da tempo e conseguentemente la cittadinanza sociale, soprattutto nell'Unione Europea, è un ideale inaccessibile, ma anche all'interno degli stati ella è degradata. I cittadini sono sempre più isolati. La separazione tra homo economicus speculativus e homo debitor domina e contribuisce a creare l'individualismo attuale. La società degli individui di Norbert Elias, segno di declino culturale. Terzo punto, il potere statale in retrocesso. Più che 100 anni dopo la descrizione weberiana della razionalizzazione del potere statale, trasparisce un certo declino che ha molti aspetti, ma mi riferirò a tre svolgimenti di retrocesso dello Stato. Primo, a favore di un potere politico capitalista atipico ma efficace. Secondo, a favore del potere della governance manageriale. E terzo, davanti al progressivo sovradebito pubblico, pratica del capitalismo speculativo attuale. In questo campo, la realtà non si forma secondo le prospettive ottimiste di Weber a proposito della graduale razionalizzazione dei rapporti economici e lo svolgimento del capitalismo a favore degli individui. Quarto punto. 4.
Atteggiamento del capitalismo sulla razionalità della giustizia. Secondo Weber, per gli interessati nel mercato dei beni, la razionalità del diritto significava all'inizio previdenza del funzionamento della magistratura giudicante, cioè formale razionalità. Weber ha sostenuto che la moderna tendenza capitalista favorisce il superamento del formalismo giuridico a favore della libera valorizzazione delle prove, cioè della razionalità sostanziale. Questa evoluzione non è stata confermata generalmente. Una ricerca empirica personale sulle organizzazioni padronali francesi ha mostrato che il loro funzionamento ideologico e la loro pratica giudiziaria sono basati sulla razionalità formale del diritto. Grazie.